Laura, buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con Velo, un'ora e 30 minuti, anche qualcosina di più, spesso e volentieri, perché non riusciamo a stare nei tempi in vostra compagnia, in compagnia soprattutto delle due ruote. È stata una settimana con tanti avvenimenti, altri che ce ne saranno, ovviamente lo sguardo lungo adesso saranno sulle classiche delle Ardenne, ma ovviamente ci proietteremo anche sul Giro d'Italia, che rischia di perdere, speriamo di no, Vincenzo Nibali, che si è fatto male al polso. Oggi è stato operato, intervento riuscito, vedremo se lo squalo di Messina riuscirà ad essere l'8 di maggio alla partenza della Corsa Rosa. Ma ieri abbiamo sfiorato un bel risultato con Matteo Trentin, terzo alla Freccia del Brabante, dietro al britannico Pidcock e a Van Aert. Ne parleremo ovviamente, ma questa sera è una serata particolare, d'altronde lo sapete, se ci seguite sui social e non solo, anche su tutto BC Web trovate ogni giovedì mattina il resoconto di quello che saranno i temi e gli ospiti della trasmissione. Questa sera è una puntata particolare, con ospiti che arriveranno in corso d'opera, tra poco li vedremo, per adesso ne abbiamo solo due, uno collegato e uno in studio, e poi magari nel corso della puntata si aggiungeranno, ma è una puntata molto molto bella. Innanzitutto saluto l'ideatore della trasmissione, Luciano Labottini. Ciao Luciano, ben ritrovato, buon giovedì. Buonasera a te Jacopo, ma soprattutto buonasera a tutti. Assolutamente, buonasera soprattutto a chi, all'ospite, insomma, diciamo d'eccezione della sera, perché è una serata particolare, perché lo accompagneremo verso il suo compleanno ed è una persona che è molto legata a te, è molto legata a Riccardo, che tra poco avremo anche in collegamento, ed è Roberto Poggiali. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Collegato dalla Versilia, tra poche ore insomma arriverà un traguardo importante dal punto di vista anagrafico, insomma poi per noi uomini non è un problema dirlo, la soglia degli 80 anni, non le facciamo gli auguri in anticipo, poi magari ci perdonerà se glieli faremo intorno alle 22:30 con un'ora e 30 di anticipo. Va bene, ovviamente non ci siamo dimenticati che quella di oggi è anche una giornata che ha visto la rinuncia della Vini Zabù al Giro d'Italia dopo il caso De Bonis, è entrata l'Androni Giocattoli-Sidermec, e quindi faremo anche una considerazione in merito a questo turnover, una squadra che esce, una squadra che entra. Leggeremo anche il comunicato della formazione, e avremo anche in collegamento Valentino Sciotti, che ci darà le ultimissime proprio su questa decisione. Ovviamente potete seguirci, qualora lo vogliate, sia per chi risiede in Abruzzo sul canale 14 del Digitale Terrestre, 514 in alta definizione, ma soprattutto sulle nostre pagine social, che sono quella, la pagina Facebook di TV6 e la pagina Facebook di Velo, la diretta è la stessa, però potete anche commentare non solo tramite WhatsApp, SMS al 392-623-7060, ma potete anche, se lo volete, commentare sotto la nostra diretta come un commento Facebook a tutti gli effetti. Proveremo a rispondere. Intanto, prima di andare in pubblicità, perché mi devo fermare, l'anteprima sta per terminare, do la buona serata, perché si è collegato proprio in questo momento, proprio in extremis, il direttore di tutto BC Web, Pier Augusto Staggi, che è ancora in modalità muto e quindi tra poco attiverà magari. Eccolo qua. Buonasera direttore. Buonasera a voi, buonasera. E allora, tra poco sarà con noi anche Riccardo, che credo che sia più o meno, avete condiviso il pomeriggio, più o meno, o siete di fronte ancora? Sono qua. Ah, eccolo, cioè parla, si collegherà da un altro account, ma è a un metro, eccolo qua. Sono qua, buonasera a tutti, buonasera. Ciao Riccardo. Potremmo metterci la mascherina, va? Sì, vabbè, ecco, magari. Vabbè, me la metto. Magari, va bene. Oggi avete condiviso un pomeriggio. È una carambata, ormai siamo una coppia di fatto. Eh sì, avete condiviso un pomeriggio molto interessante con Alessandro Ballan. Per festeggiare un amico. Eh sì, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo per la pubblicità, perché l'anteprima con i temi e gli ospiti, che avete capito, finisce qui. Non cambiate canale, perché tra poco inizia Velo numero 7.
Taccone Biker. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme, settimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Come detto durante l'anteprima, sono tanti i temi, ma soprattutto gli ospiti che questa sera sono con noi, oltre al nostro Riccardo, il direttore di Tutto BC Web, Piero Augusto Stagi, che salutiamo, ma che praticamente è di fronte a Riccardo, cioè la luce è molto molto simile. Chissà se parla uno e rientra l'audio dell'altro. No, perché noi siamo professionisti. Ah, ok, perfetto. Poi nel corso della serata ci sarà anche un concorso. Intanto do di nuovo la buona serata a Roberto Poggiali, che questa sera è il nostro ospite d'onore. Dicevamo, ci sarà anche un concorso per stabilire qual è il quadro migliore, quello dietro Roberto Poggiali o quello dietro Riccardo. Poi se volete potete partecipare, potete mandarci un SMS o un WhatsApp per stabilire qual è il quadro migliore, quello di più pregevole fattura. Ma veniamo ai fatti di casa nostra. Ovviamente ospite, come detto, d'eccezione Roberto Poggiali, che domani festeggia un traguardo molto molto importante. Però io volevo iniziare, Luciano, da un aneddoto, perché insomma questi sono, io e te oramai siamo, a proposito di coppie di fatto, dicevano prima Riccardo e il direttore Stagi, una coppia di fatto, noi 11 anni insomma di programma insieme, sono pure insomma un bel tempo. E nel corso di questi 11 anni io ti ho sentito durante le settimane, quando provavamo ad analizzare quelli che sarebbero stati i temi delle serate, oppure commentavamo alcune cose, mi hai sempre detto, c'era un mio direttore sportivo che mi diceva sempre la sera prima come sarebbe andata la corsa dopo, il giorno dopo, e ci prendeva sempre. Si chiama Roberto Poggiali, e io sempre, ti dico la verità, ho sempre avuto la curiosità di questo personaggio, che però ovviamente non avevo mai visto, non avevo mai conosciuto, quindi ancora di più questa sera sono curioso di conoscerlo, perché mi è rimasto impresso questo nome. Ma signor Poggiali, ma era veramente così? Andavano veramente così le cose? Oppure Luciano un po' esagera? No, innanzitutto voglio aprire io un po' la serata, nel senso che mi faceva piacere assolutamente averlo in trasmissione, anche perché domani è un traguardo molto importante della sua vita. Però effettivamente con Roberto, dopo che ho smesso di correre ormai 30 anni, ogni tanto ci sentivamo, una volta, due volte l'anno, quindi. Però con Roberto, quando si parlava di ciclismo, notavo e vedevo che era sempre lucido in qualsiasi momento degli anni, di questi ultimi 30 anni. Quindi è stato un grandissimo tecnico, perché Riccardo ce lo può anche confermare, perché effettivamente
era uno che non aveva bisogno di radioline. Lui la sera ci chiudeva in camera, ci diceva come andava la corsa, chi sarebbe andato in fuga, chi doveva andare a coprire la fuga, cosa si doveva fare in fuga. Quindi è stato veramente un direttore sportivo che stava molto ma molto avanti rispetto agli altri, quindi veramente un personaggio che mi ha maturato molto, mi ha fatto capire il ruolo che potevo avere nel ciclismo, un tecnico veramente di altissima qualità. Signor Poggiari, ripeto la domanda, insomma, è la verità oppure diciamo magari ha un po' ha voluto fare complimenti extra? Sì, esagerano un po'. Io non avevo dubbi. No, dai. Devo dire che la fortuna mia è stata di avere dei corridori soprattutto corretti, soprattutto intelligenti e che hanno creduto in me. Probabilmente se avessi sbagliato le prime mosse non avrebbero più avuto tanta fiducia. Mi è andato bene l'inizio del mio direttore sportivo, del periodo che ho fatto, e di conseguenza hanno sempre creduto in me, anche se ho fatto qualche piccolo errore, magari è passato inosservato. No, io andavo distinto, ecco. Sì, calcolavo quello che era successo nella tappa, squadre che ancora non avevano ottenuto risultati e avevano bisogno di ottenerli, che andavano guardati a vista. Sapevo quali corridori ogni squadra aveva e come li faceva muovere, e questo a me serviva. E la sera prima mi dicevo più sulla falsariga di quello che poteva succedere il giorno dopo, ecco. Però il merito poi era di loro, che ho avuto la fortuna di conoscerli, di averli con me. Tutti ragazzi bravi, meritavano veramente tanto, perché sono stati soprattutto corretti nella sua attività. Io invece voglio aggiungere pure che sì, tu probabilmente, Roberto, avevi avuto la fortuna di avere corridori intelligenti, bravi e tutto, però tu te li eri andati a scegliere questi corridori, quindi ecco la tua abilità. Tu non prendevi un corridore banale, tu lo prendevi perché li vedevi correre, li vedevi sacrificarsi, li vedevi capivi la loro qualità. Quindi una volta che si veniva con te, un po' tutti ci siamo migliorati molto e abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni. Quindi con delle squadre anche modeste, perché tu sai, certo, Roberto, che la nostra squadra non era lo squadrone di quei tempi dove c'era veramente squadre, la Panasonic all'estero, in Italia. Ma che stai dicendo, Rambo? Ma che stai dicendo? Ma noi eravamo uno squadrone, oh! Sì. Ma che dici? Ma io avevo Rabottini, avevo Magrini, avevo Vincoletto, avevo Van de Velde, avevo Vanimpe, Algeri, bravo, Algeri campione d'Italia, ma che volevi? E poi erano ragazzi che si volevano bene fra di loro, volevano bene il suo direttore, io volevo bene a loro, e tutto questo aveva creato una famiglia. La famiglia, Jacopo, fra di loro se non si sentivano durante la settimana erano tristi. Riccardo doveva telefonare a Algeri, Algeri telefonava a Rabottini, Rabottini telefonava a Groppo, e così siamo andati avanti negli anni. E siamo problema, stati Roberto, il problema era uno solo, che tutte le mattine ci dicevi: occhio ragazzi che oggi partono forte, vanno via in fuga, attenzione. Lo facevo perché era il tuo dogma, cioè, tutte le mattine te partivi la mattina e dicevi: oggi partono, ragazzi, mi raccomando, state davanti perché partono, vanno via in fuga. Sì, però la differenza è che vi dicevo anche chi era quelli che partivano, e quello era difficile a sapere. E io ve lo dicevo. Ma quante volte poi in realtà accadeva, Riccardo, tutto questo? Cioè, che poi succedeva veramente, oppure era una cosa preventiva? Cioè, attenzione che partono, era un modo per tenervi un po' sulla corda. Certo, quello sì, però gli dicevo anche: state attenti a quelli dell'Asala, state attenti perché sono tre giorni che non vincano, non fanno risultati. E Crivioli era uno che sapeva muovere bene la squadra. Io dico di lui come poteva essere la Carrera, come potevano essere altre squadre importanti, insomma. Però
Noi, Jacopo, posso aggiungere a quello che ha detto Luciano. Roberto è stato un grande direttore sportivo perché ti stava addosso, perché ti faceva sentire che c'era. Io una sera mi ricordo, tornai alle 10:45 a casa, lui era a fare il contratto con Mauro Battaglini a Van de Velde, mi sembra, se non ricordo male, era in Belgio, e lui mi chiamò per sapere se ero a casa, se ero andato a letto, se ero andato dalla fidanzata. Non so se se lo ricorda Roberto, ma io me lo ricordo bene. Esatto. E lui mi disse, lo sapevo io, che non c'è, perché io arrivai, chiaramente la mia mamma mi disse, guarda, ha chiamato Poggiali. E dopo mi richiamò, e mancava un quarto all'11 di sera, si sta parlando di 10:45, e ti faceva sentire che era lì, e questa era la cosa più bella. La domanda vera è: te c'eri stato veramente dalla ragazza? Cioè, non è la curiosità vera? Sì. ecco. Però non avevo fatto niente. Non ho capito. Non avevo fatto niente. No, ma ci mancherebbe. No, noi volevamo solo sapere se poi effettivamente i sospetti erano giustificati oppure no. Vado dal direttore, a cui chiedo... Sì. Perché io, direttore, ho davanti, insomma, alcuni ritagli di articoli che riguardano Roberto Poggiali, definito un gregario di lusso, una persona che prima di essere un direttore sportivo è stato un grande atleta, che probabilmente, ma lo hai vinto io, da quello che ho letto, avrebbe potuto vincere di più se la sua carriera non fosse stata contrassegnata dall'essere Fido Scudiero e due monumenti come Gimondi prima e Moser poi. Ma è così, poi se sentiamo Roberto, lui in realtà poi, essendo una persona estremamente intelligente e devo dire anche modesta, che ne fa un personaggio secondo me di una signorilità e di una classe inarrivabile, lui alla fine poi ha vinto, perché non è mai arrivato primo al Giro d'Italia, eppure ne ha vinti due con Felice Gimondi, non è mai arrivato primo alla Vuelta, eppure ne ha vinta una sempre con Felice Gimondi, non ha mai conquistato una medaglia ai campionati mondiali, eppure è salito sul podio per la medaglia d'oro di Felice Gimondi, gli argenti di Gimondi ancora, di Moser e anche il bronzo di Claudio Corti, e via elencando. È stato appunto, come hai detto tu, un regista in corsa, un uomo di fiducia, perché ha questo garbo, perché basta sentirlo parlare, non si può dire che faccia né lo sbruffone né il di più. Lui fa Roberto Poggiali. Secondo me, non ho avuto la fortuna di scrivere di Roberto Poggiali quando Roberto Poggiali era un corridore. Lui vinse il campionato italiano dei dilettanti nel 1962, quando sono nato io, e quindi ho vissuto il Roberto Poggiali con dei ricordi che di persone eccezionali, da Valdemaro Bortolozzi ad Alfredo Martini, che per me, lasciatemi passare il termine in maniera laica, con grande rispetto, ma Dio, perché lui aveva la capacità di parlare con il cuore e al cuore delle persone. E io arrivo a dire questo, che attraverso i loro racconti, e anche Mauro Battaglini, che era un carissimo amico, una persona che io ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada e di cui io mi onoravo di avere la sua amicizia. Ecco, ho citato queste tre persone, ma ce ne sono molte di più, che mi hanno fatto una narrazione di Roberto Poggiali che mi ha dato che mi ha fatto comprendere soprattutto la grandezza dell'uomo. E devo dire con dispiacere, anche se oggi ci siamo sentiti e gli ho anche chiesto, ma non ti manca il ciclismo? Non ti è mancato il fatto di uscire a un certo punto di scena, dopo essere stato anche un ottimo e apprezzato direttore sportivo? Lui mi ha detto, no, una scelta di vita, perché per lui
ribadisco, con questo linguaggio, questa filosofia martiniana, lascia che tutto è lieve, tutto è leggero. Ecco, io credo che in realtà un po' di dispiacere io ce l'ho. Io, da appassionato di ciclismo, un Roberto Poggiali di più, più radicato nel mondo del ciclismo, avrebbe fatto bene. E oggi, in un momento particolare che sta vivendo il ciclismo italiano, che è quello di una mancanza di talenti o ragazzi da tirare fuori, il suo occhio attento, il suo garbo, il suo buon senso sarebbe utile alla causa del ciclismo italiano. E allora glielo chiediamo magari in diretta, forse corregge il tiro, magari conferma, glielo chiediamo se poi effettivamente Roberto Poggiali un po' il ciclismo non manca. Ma sì, tante verità di quello che ha detto Stagi, però come gli ho detto a lui, bisogna fare delle scelte. Certo, mi è dispiaciuto uscire dall'ambiente, perché tuttora alla mia età, se c'è una cosa in televisione, cerco di non perderla. Mi piace stare a contatto ancora con i ciclisti attuali del momento, sia giovani sia professionisti. Ho visto delle tappe della Tirreno Adriatico, perché partiva lì dalla Versilia, dove sono ora attualmente. Però nella vita ci sono delle strade che purtroppo bisogna abbandonare e prendere delle traverse. Io ho dovuto fare quella scelta per mia volontà, perché non potevo trascurare nella famiglia, né tantomeno il lavoro, dove avevo aperto un'attività come quella di Rabottini, di Luciano, e mancando da casa non la potevo seguire e non volevo che le cose andessero male. Perciò è stata una scelta obbligata, diciamo. E il ciclismo me lo godo in televisione, me lo godo sulla strada. Luciano? Roberto, ascolta, tu nel 65 hai vinto la Freccia Vallone, l'hai vinto che eri anche giovane, 24-25 anni, a sì, quel punto fatto della carriera potevi anche prendere una strada diversa, cioè poter essere un leader in una squadra, invece no, Roberto Poggiali cosa fa? Decide di fare il gregario a Felice Gimondi. Come mai questa scelta professionale, Roberto? Ma non è stata una scelta. Quando ti viene a cercare una squadra con Luciano Pezzi, che mi aveva già conosciuto da dilettante e mi aveva seguito nella mia breve carriera, diciamo, e ti viene a cercare Luciano Pezzi, che ha Adorni, che ha Gimondi, che ha corridori di livello, e fai male a dire di no, capito? È più il piacere e la voglia di andare in una squadra del genere che andare in una squadra di livello inferiore a fare il capitano. Io, a me mi è mancato un po' la velocità che aveva D'Ancelli, la velocità che aveva Vitossi. Avrei vinto magari delle corse, e allora ti fanno capire, vincendo ti fa capire forse il destino tuo era quello di fare anche il capitano. Però a me mi bastava, ecco, mi bastava stare in una squadra grossa, e sapevo anche che potevo sfruttare le mie occasioni, magari ne potevo sfruttare un po' di più, però ci sono, io non mi sento traditore di un compagno, di conseguenza io ho avuto corridori che sono lì in televisione adesso e sono stati corretti, come io sono stato corretto con loro. Rabottini, quando gli dissi in varie occasioni di stare negli ultimi chilometri vicino a Valente perché aveva le stesse misure della bicicletta, io lo capivo che lui era sacrificato, perché erano anche momenti che andava forte. Però se lui mi conferma, io un giorno gli dissi: guarda, è quello che hai fatto per Valente, ti meriti un ritorno e vedrai che verrà anche il momento che avrà a disposizione la squadra per vincere delle corse. Ora non mi ricordo se ne vinse una o due, però questo è avvenuto, Prato, vero? Vinse a Prato, il campionato, il Gran Premio di Tutto il Commercio. Sì, io ho vinto la Freccia Vallone, è stata la prima corsa a cui è partito Merckx. Merckx, il suo debutto fu la Freccia Vallone che vinsi, mi presentai subito. Penso sia stata la prima volta che l'ho battuto, poi ho sempre visto vincere. Però ero alla Ignis, eravamo una squadra di giovani. Questa Freccia mi ha fatto conoscere, sì, mi ricordo momenti anche commoventi, perché in quel periodo erano 19 anni e un italiano non vinceva all'estero, in Belgio non riuscivano a vincere né la Freccia Vallone né la Roubaix né nel Giro delle Fiandre né tantomeno la Liegi-Bastogne-Liegi. Quella vittoria
minatori, era dedicata poi a quei 200 minatori sì. morti in una miniera a Marcinelle. Sì. E nella mattina quando mi svegliai sentii delle trombe, aprì la finestra e c'erano un gruppo, una dozzina di giovani minatori con le bandiere dell'Italia e inneggiavano alla vittoria mia del giorno precedente. Insomma, ecco, questo fu un bel momento. Di lì poi la storia è andata sempre meglio. Roberto, gli italiani si sono fatti valere. Roberto, siamo in Abruzzo e non possiamo aprire che una piccolissima parentesi su Vito Taccone, perché tu sei stato anche compagno di squadra di Vito, sì. Se non mi sbaglio eri compagno di squadra in quel famoso giro dove Vito Taccone vinse 4 tappe. 5 tappe consecutive. 4 consecutive, ne vinse 4 consecutivi. Sì. Che tipo di ricordo hai sull'ex campione abruzzese? Era sanguigno, eh? Era uno che quando lo facevi irritare, anche se c'erano 100 km all'arrivo, ti dava delle fucilate. Ma è vero quella tappa che vinse a Moena in una brutta giornata con il Rolle, Valles e San Pellegrino all'arrivo a Moena, lo fecero arrabbiare alcuni corridori di una certa età. E che gli dicevano che insomma lui faceva il furbo con cose illecite, parlando chiaro, e lui si arrabbiò e a 100 km all'arrivo sui Rolle se ne andò e ragazzi fece un'impresa di altri tempi, cose che si erano viste fare da Fausto Coppi, eh. Sì. Sì, sì, io fu il mio primo giro d'Italia, sì. Perché io fino a tutto aprile ero rimasto dilettante con la maglia di campione d'Italia. L'avevo vinta l'anno precedente in 3 prove, però avevo già stipulato un semicontratto, diciamo, che se alla vigilia del Giro d'Italia mi fossi sentito disponibile per affrontare il professionismo, l'avrei fatto. Siccome partì bene, nel 63 partì bene, vinse delle corse diverse da dilettante, anche gare importanti, e allora ecco qua sono appunto con la maglia tricolore in una cronoscalata. Ci sono la freccia vallone all'ultimo chilometro, Gimondi sta cominciando a perdere le ruote e lo stesso vantaggio che avevo a un chilometro ce l'ho qui sul traguardo. Sì. E poi, niente, poi e alla vigilia del Giro d'Italia mi chiamarono dalla Lice una settimana prima, mi dissero gli mancava un corridore, se avevo deciso, il posto era mio e io decisi dopo 2 mesi di dilettantismo, partì al Giro d'Italia da Napoli. La mia prima corsa fu la tappa Napoli Potenza vinta da Adorni in quel giro del 63. Roberto, ascolta, poi tu dopo aver fatto gli anni con Gimondi hai fatto alcune stagioni anche con Francesco Moser. Sì, tra i due sì. Il carattere più spigoloso chi era tra i due? Ma sai, sono due campioni e ognuno di loro, campione lo sai, diventa campione anche perché ha un certo tipo di carattere che non si sottomette a nessuno e a niente. Felice è stato un po' sfigato, diciamo, aver trovato Merzel per 10 anni sulla sua strada e questo l'ha reso anche un pochino irascibile, ti dico la verità. Lui insomma la sera quando perdeva entrava in camera ed era sempre contrariato, si parlava della tappa, finito di parlare della tappa si parlava della tappa che si aspettava il giorno dopo, insomma era dura per lui. Francesco un altro carattere, più giovane naturalmente, di 10 anni, Francesco è un trentino, un ragazzo un po' più brillante, io mi sono trovato bene con tutti e due sinceramente, con Francesco perché mi sentivo 10 anni in più e apprezzavo la sua esuberanza, perché lui era campione anche quando non vinceva, eh. Sinceramente Francesco era uno che credeva in se stesso. Felice, sai, come ti ho detto, aveva questa spada di Damocle sulla testa che si chiamava Mercy. Io lo capisco, comunque verso i compagni è sempre stato onesto, non ha mai fatto un complimento vero e proprio ai suoi compagni, ti dico la verità, era un po' restio, ecco, a fare i complimenti, mentre invece Francesco forse non abbondava nemmeno lui, però riconosceva i meriti, sì. Felice li ha riconosciuti dopo, in ogni festa a cui sono stato presente ha sempre ringraziato i compagni, ha sempre ringraziato la squadra. Ha sempre detto che se ha ottenuto certi risultati
lo doveva ai compagni di squadra. Tipo questo, il mondiale. Lo ha detto dopo aver smesso di correre, comunque. Sì. Dico, tipo però... questa, come soddisfazione, insomma, il mondiale al Montjuic. Più tardi, ovviamente, continueremo a parlare del passato con Roberto Poggiali, ma siamo curiosi anche di come vede il presente di questo... Di questo sport. Intanto io dico la verità, provo un'invidia pazzesca. Scusa Riccardo, ci fai l'esultanza quando è arrivato il cibo? Com'era? Ma perché siete così? Vi ho invidiato perché noi siamo ancora a stomaco vuoto. Siamo stati invitati a questa. Siamo a stomaco vuoto, vi ho invidiato tantissimo. Vi ho visto nella finestra. Di presentazione della tappa diabete grasso. E siamo all'ingrasso, ragazzi. Cioè, non è che possiamo. Cioè, io mi chiamo Magrini e giustamente mi hanno visto un po' deperito e mi hanno detto. E hanno pensato di darti. Ti portiamo una mano. Piatto. Una cioè, mano. Poi... innanzitutto, però, poi torno da te perché Malcen in corsa la settimana scorsa abbiamo criticato Roglic, la Jumbo Visma e Vingegaard hanno fatto prima e seconda ai Paesi Baschi, e ben ci sta a me e a te. Però io invece, da direttore Piero Augusto Staggi, volevo sapere se secondo lui a sensazione Nibali alla partenza del Giro d'Italia ci sarà oppure no. Ieri, insomma, oggi c'è stato l'intervento, per fortuna ben riuscito. Ieri ha fatto un post, un tweet che poi possiamo anche vedere, in cui dice: ci provo, ecco, faccio fatica a trovare le parole, domani mi opererò, cioè oggi, questo è l'obiettivo, farò l'impossibile per centrarlo. A sensazione, direttore, Nibali ci sarà la partenza? Ma sai, il problema è che lui si è rotto il radio e a me si è crepato il cuore, perché veramente Vincenzo ce l'ho nel cuore tantissimo, sin da ragazzino, da quando correva la Mastro Marco, e non finirò mai di ringraziarlo per quello che ci ha donato in questi 17 anni di professionismo. Certo che contavo su un Vincenzo Nibali in salute. Io credo che sarà il via di Torino, credo che alla fine Vincenzo sarà la via di Torino, perché comunque gli servirà per rimanere in condizione, gli servirà per poi fare il tour in preparazione Olimpiadi, anche se oggi è venuto fuori un punto di domanda grande come una casa anche per le Olimpiadi di Tokyo. È una situazione molto complicata, nonché complessa, e che non gioca assolutamente a favore di un ex ragazzo come Vincenzo, che ha 36 anni e mezzo. Per rispondere alla tua domanda, secondo me farà di tutto per esserci e ci sarà. Al 90%, conoscendo Vincenzo, ci sarà a Torino. Il problema è che come sarà, con quali ambizioni andrà. Andrà probabilmente per vincere una tappa, per essere protagonista nell'ultima settimana. Temo che purtroppo non potrà andare oltre, perché comunque un polso, un ossicino, un osso, il radio, però è estremamente importante. Qui c'è Riccardo, c'è Roberto, te lo possono spiegare molto meglio di me. In bicicletta si pedala anche con le braccia, si pedala anche con le mani, il polso sollecitato come non mai, e non è un incidente da poco, e quindi qualche giorno lo perderà. Era in condizioni ottimali, era magro il giusto, era mentalizzato, vincere il giro ce ne passa, però un corridore come Vincenzo, con la sua classe, con la sua determinazione, col suo talento, era lì in zona podio. Secondo me poteva farci, se ne comunque avrebbe tenuto ancora una volta lui da solo, su questo ve lo sottoscrivo, in piedi tutto il movimento ciclistico italiano. Adesso dovrà rivedere un po' i suoi piani e speriamo che non abbia troppa pressione. Sarebbe stato fondamentale avere un Vincenzo per Giulio Ciccone, che invece aveva come ruolo quello di correre da spalla per poter imparare il mestiere, e invece in questo caso è vero, c'è Bauke Mollema per la Trek Segafredo, quindi erano tre punte, possiamo dire. Quindi Bauke potrebbe ancora fare l'uomo classifica, Vincenzo il jolly e Giulio provare a misurarsi.
a prendere le misure, deve cominciare a prendere le misure, non possiamo gravarlo di peso eccessivo, però deve cominciare a prendere delle misure. Questo incidente di Vincenzo probabilmente accelererà un pochino l'operazione Giulio Ciccone, che sarà anche lui un pochino più sotto pressione. Diciamo che grazie al cielo c'è Bauk e Mollema, che anche lui non è più giovane, però può essere utile alla causa di tutte e due, ecco, diciamo di tutte e due, di un giovane e di un ex giovane, di Giulio e di Vincenzo. Riccardo, immagino che tu sia d'accordo, nel senso che Nibali, come dice il direttore, al 90% ci sarà e in questi casi probabilmente è più importante a livello di spirito la presenza, cioè esserci piuttosto che il risultato sportivo. Vedo che hai apprezzato comunque il cibo dal segnale che hai fatto, perché eri già mi dispiace, eri in onda, non mi puoi vessare tutta la sera. No, non è colpa mia, eri già in onda, non l'ho fatto mica io apposta. Allora, c'è Martina, c'è Martina e Alberto di Villa Umberto, dove eravamo cioè dove siamo ospiti qui stasera. Mi ha fatto soltanto una richiesta, mi ha chiesto com'era il riso. Così? Ho capito, ma se, vabbè, ma se Maurizio dalla regia mi frega, cioè ho fatto così, Martina vieni qua un attimo, Martina, allora, no, c'è Martina, qua abbassati che se no non ti guardo, questa è la signora Martina. Sì, ci siamo visti oggi, cioè, durante le prove. Siamo ospiti di Villa Umberto, qui abbiate grasso, cioè sì, il risotto era perfetto. Bene. La salutiamo, la signora, possiamo confermare che Riccardo ha apprezzato, immagino anche il direttore, però dicevamo la presenza di Nibali è più, insomma il risultato sportivo potrebbe passare in secondo piano, essere allo start significa aver superato un ostacolo che adesso sembra molto molto alto. Ma io credo che sia, io ho sentito un po' di chiacchiere su questa faccenda, no? Perché molto semplicemente si va a fare un riferimento ai motociclisti, no? E alle fratture dei motociclisti, però la frattura di un corridore in bicicletta è diversa, perché il motociclista prima di tutto fa un'ora. Sì. Dello sforzo, poi è molto fermo. Sulla moto un corridore ha la discesa, la salita, si deve alzare sui pedali, una frattura superarla così non è facile, noi speriamo tutti, certo non ci voleva, Vincenzo, più che Vincenzo è Paperino, perché insomma se vai a guardare tutte le cadute anche determinanti dal Tour de France all'Olimpiadi e giù, qui il direttore sicuramente ne sa più di me, perché se le ricorda più di me, è un po' una disdetta questa, era un po' la speranza che avevamo, bisogna prendere atto che purtroppo nello sport c'è anche la sfortuna e ci sono situazioni come questa. Noi ci auguriamo tutti che Vincenzo ce la faccia. Lui ha fatto un post su Twitter dove dice che sarà lì, combatte e tutto, però diventa difficile, eccolo qua, cioè la regia è sempre pronta, io veramente faccio complimenti a questa regia che è micidiale, Maurizio grazie, insomma. Questo post è un post di Vincenzo, è la grinta, il carattere, la forza d'animo, insomma molte volte l'abbiamo detto, Vincenzo è un corridore in Italia che averne, sì. Perché è il palmarès che lo dice, che ne parla di lui, poi si può disquisire sul discorso che non è un personaggio mediatico. Ma chi se ne frega? Questo ha vinto un Giro d'Italia, un Giro di Francia, cioè due Giri d'Italia, un Giro di Francia, la Vuelta, il Giro di Lombardia, e chi ha fatto il corridore vincere il Giro di Lombardia due volte lo sa che cosa vuol dire, vincere una Milano-Sanremo lo sa cosa vuol dire, e poi tutto il resto. Roberto è un maestro su questo e credo che sia d'accordo su quello che dico.
Io ti dico la verità, devo fare perché finora insomma ero impegnato sul riso e su boccali di vino e non ho avuto il tempo. Qui il direttore mi guarda con una faccia come per dire, ma cioè, che cosa dici? Però io stasera sono particolarmente emozionato e devo ringraziare Luciano, che è un amico, e devo ringraziare anche per le parole che ha detto Roberto su di noi. Effettivamente noi siamo siamo stati una grande famiglia e ve lo dico con il groppo alla gola. Una squadra come la Metauro Mobili di Pinarello e poi dopo anche più avanti con la Vini Ricordi, con Mauro Battaglini e Roberto Poggiari, che ti veniva in camera e ti diceva dolcemente, ti caricava. Me, lo stesso Luciano lo chiamava il panda, no? Perché prima di essere Rambo era un come no, si Roberto, sia passati da panda a Rambo è del tutto inesplicabile, ma perché Luciano aveva questa posizione in bicicletta che era compatta, no? Sembrava quasi un panda, no? E okay. Effettivamente era così, ma poi aveva parole per tutti, passava, faceva il giro delle camere, ti caricava, ma non è perché è qui stasera. Io sono veramente contento e devo fare complimenti a Luciano, perché Roberto Poggiari, qui il direttore è qui davanti, insomma se ne parlava, ma Roberto Poggiari, ragazzi, al di là di quello che è stato direttore sportivo, e mi dispiace che non sia più direttore sportivo, però quello che ha fatto al corridore, io ho avuto la fortuna di passare, Luciano no, io sì, perché sono più vecchio, però io ho avuto la fortuna di passare nel 1977 e Roberto Poggiali l'ho visto corridore e ho visto quello che faceva nella squadra e ho visto quanto riusciva a trasmettere il giovane Mario Beccia, per dire, perché Mario Beccia, che tanti se lo dimenticano, ma Mario Beccia era uno scalatore veramente forte e lui ce l'aveva in squadra e gli insegnava le piccole cose, il fermarsi a fare pipì, per esempio. Io mi ricordo, eravamo alla Tirreno Adriatico, che fermava Mario Beccia, che non si voleva fermare, vieni qua, fermati, cioè la forza dell'esperienza, la forza del carattere, perché Roberto, ora noi si festeggia l'ottantesimo anno, ma non lo dire Roberto che ha 80 anni, perché cioè non sembra, cioè, non ci credo. La gente non ci crede che tu abbia 80 anni, mi sembra anche qua. Però effettivamente devo ringraziare, poi sto zitto, devo ringraziare Luciano che ha fatto un tributo al nostro direttore sportivo, perché è stato nostro direttore sportivo, in occasione del suo compleanno. Un corridore che ha saputo vincere, cioè, ragazzi, ma cioè, ha vinto la Freccia Vallone, cioè, non è che ha vinto il circuito di Poggio alla Cavalla, voglio dire, e noi toscani si sa che cosa vuol dire Poggio alla Cavalla, Giro di Svizzera e poi va bene, e poi è stato un signor corridore prima di essere un direttore sportivo con i fiocchi. Io devo tutto a Roberto Poggiari, lo devo dire, perché io se ho vinto qualcosa lo devo dire, lo dico pubblicamente, ma l'ho sempre detto comunque, devo tutto a Roberto, a Sillano che mi metteva in bicicletta, a Roberto che mi guardava come pedalavo e mi diceva sei bellissimo, mi caricava, che gambina che c'hai. E io, siccome ero un corridore che andava via di morale, a me queste cose mi hanno sempre fatto piacere. I tre anni, i cinque anni in quel gruppo, ma soprattutto con Roberto, gli ricordo con grande amore, con grande affetto. Insomma, noi ci si vede ogni tanto, siamo stati anche in bicicletta insieme, io con l'elettrica, lui va ancora con la muscolare, io ragazzi ve lo dico, va ancora forte, anche se lui ha detto che va piano, però io andavo via con l'elettrica e lui c'aveva la muscolare. E quindi pubblicamente ringrazio Roberto,
per quello che ha saputo darmi, per quello che ha, ci ha insegnato. Luciano è lì e ringrazio anche Luciano per aver fatto questa trasmissione in onore di Roberto Poggiani. Assolutamente. Oh Luciano, prima di darti la parola, perché tra poco dobbiamo andare in pubblicità, Maurizio, mi fai vedere quel messaggio perché ci fa particolarmente piacere, quindi lo siccome stavate parlando non vi ho interrotto. Che bello vedere tutti questi amici, un abbraccio a tutti, sempre viva il ciclismo. Lanzo, salutiamo Giuseppe Lanzoni, siamo particolarmente contenti di risentirlo via SMS. So che non è stato un momento semplice, però noi gli facciamo davvero tanti in bocca al lupo, spero di vederlo presto. Luciano? Sì, io invece a Roberto, siccome in queste puntate recenti abbiamo avuto grossi personaggi e la domanda che abbiamo fatto un po' a tutti è come vedi il ciclismo attuale? Siccome io con te, come ho detto prima, ci sentiamo ogni tanto e mi sembri veramente ancora molto lucido nelle analisi sul ciclismo, anche sul ciclismo moderno. Tutti questi grandi fenomeni a quest'età che nel ciclismo, nel tuo ciclismo, nel nostro ciclismo, assolutamente non si poteva vedere atleti che a 21 anni vinceva il Tour, ma si doveva aspettare i 26, 27 anni. E secondo te che cosa è successo in questo movimento che ha trasformato questi grossi fenomeni da giovanissimi? Ma intanto torno un attimino indietro, questo per me è il compleanno più bello che ho fatto. Non esagerare, dai. Quello che avete fatto per me stasera mi ha commosso, te Riccardo, per quello che ha detto, voi sapete che quello che ho fatto io per voi l'ho fatto con il cuore, perché vi volevo bene, ero orgoglioso di voi e tutto quello che ho fatto lo facevo perché volevo che diventaste bravi, come eravate anche di più. Tornando un passo indietro, sarò brevissimo, per quello che sono stato io da ciclista, soprattutto nella Salvarani, ho solo un rimpianto, che non mi hanno saputo usare per le qualità che avevo, per le caratteristiche di corridore che avevo, però lì c'era una bandiera e bisognava che sventolasse la bandiera dei mondi. Sapevamo che il nostro compito era quello e tutti l'abbiamo fatto con il massimo rispetto. Mentre tu mi hai chiesto dopo sono passato con Moser, c'è una pausa fra la Salvarani e la squadra con Moser, la Filotes, che è stata una parentesi nella mia vita molto importante. L'anno della San Montana con Bitossi, una squadra creata da niente, con un grande direttore sportivo prima che diventasse commissario tecnico, cioè Alfredo Martini. Eravamo l'80% toscani. E anche lì Alfredo seppe mettere insieme una squadra che vincemmo tante corse, campioni d'Italia. Io con Bitossi poi mi considero un fratello. L'ho aiutato come lui ha aiutato me, anche quando eravamo in squadre diverse. Niente. Per quello che riguarda il ciclismo attuale, ma è un ciclismo un po' strano, il modo di correre. Io mi ricordo il povero Luciano Pezzi quando si veniva a trovarci in gruppo con l'ammiraglia e vedeva sei di noi vicino a Vigimondi, non voleva che stavamo lì insieme tutti. Diceva ne basta due ragazzi, gli altri andate un po' a riposarvi da altre parti del gruppo, ne basta due. Poi fra mezz'ora magari Roberto, te e Flaviano venite, state vicino a Felice, perché in salita state vicino voi due. Oggi invece si vede un ciclismo diverso. Squadre intere le chiamano la macchia gialla della Jumbo, la macchia azzurra della Astana, la maglia rossa di un'altra squadra. E quando casca uno di loro ne vanno in terra 5 o 6. Non lo so quanto vale durante tutta la corsa poi. Non è che la macchia è nel momento critico della gara e si prende una posizione tutti insieme e si va a tappare un buco. Il gatto, come dicono adesso, si parla solo inglese ora. Ecco, questa è una cosa che io non... Poi il ciclismo è rimasto lo stesso, la fatica è uguale, anzi le velocità sono superate, dovuto all'abbigliamento, alle biciclette. Oggi ci sono le rotonde che creano un sacco di problemi, ci sono soprattutto i rallentatori di velocità, che basta un gruppo di case faccia la richiesta per rallentare la velocità alle macchine, ne mettano uno all'ingresso e uno all'uscita, e ce ne sono in un giro d'Italia. Quanti paesi li hanno attraversati e quanti rallentatori di velocità ci sono. Pensate, io ho
perde un protagonista il Giro d'Italia se Nibali non parte. Però pensando solo alla tappa di Montalcino, con lo sterrato, se non è guarito più che bene avrà dei problemi, perché il radio è un osso che a volte crea difficoltà. Ecco, questo è quello. Poi il ciclismo attuale è fatto di radioline, è fatto di guide dalla macchina soltanto attraverso i computer, vedano quanto un corridore gli è rimasto, quanto ha speso, quanto ha bevuto, quanto ha mangiato, è tutto teleguidato. Non è il ciclismo che amavo io, sinceramente. Assolutamente. Oh, noi ci dobbiamo fermare, intanto diamo la buona serata a Valentino Sciotti, che saluto e che ringrazio. Ciao Valentino. Forse hai il muto, sì, vedo il microfonino rosso, quindi ti abbiamo visto rispondere ma non ti abbiamo sentito. Comunque, ecco, in basso a sinistra, vedo ancora rosso. Eccoci qua, ciao Valentino. Buonasera a tutti. Buonasera a te, perché la notizia del giorno è la rinuncia da parte della Vini Zabu al Giro d'Italia. Al suo posto entra Androni Sidermec, ma noi ci dobbiamo fermare tassativamente. Oggi 14 minuti e 20 secondi oltre. Oggi sono andato forte con lo sforo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex.
il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Ore 22, di nuovo in diretta con il settimo appuntamento di Developer questa sera. Poi ovviamente nell'ultima parte avremo anche la rubrica del nostro Moreno Di Labbio. Durante la pubblicità ho detto Maurizio, te la chiamo intorno alle 10:15, 10:20, ha detto speriamo. Boh. Vedremo se poi sarà così. Diamo di nuovo la buona serata a Valentino Sciotti, perché da lui ovviamente vogliamo capire di più quali sono state le motivazioni del comunicato di qualche ora fa della Vini Zabuto. Poi voglio anche un commento da parte del direttore Piero Augusto Staggi della rinuncia da parte della Vini Zabuto per il caso De Bonis di partecipare al prossimo Giro d'Italia. Lo vediamo, il comunicato lungo, io insomma non lo leggo tutto, vedremo anche alcune parti. Il team, il main sponsor Vini Zabu hanno deciso di dare un messaggio importante al mondo del ciclismo che sia di insegnamento per quegli atleti che ancora pensano di poter prendere scorciatoie barando. Il team ha concordato con il proprio main sponsor di non partecipare al Giro d'Italia nonostante abbia dimostrato agli organi competenti di aver adottato le più diligenti misure per combattere il doping. Poi ci sono due passaggi, Valentino, io ho sottolineato, cioè il main sponsor e il team hanno sensibilizzato l'atleta De Bonis della necessità che collaborare effettivamente con gli organi inquirenti affinché questo episodio increscioso possa trasformarsi in un efficace strumento di lotta. Dalla effettiva attività di collaborazione con gli organi inquirenti dell'atleta De Bonis dipenderà la scelta di adire o meno le vie legali a risarcimento degli enormi danni subiti. E insomma, un doveroso ringraziamento a RCS Sport. Però spiegaci come si è arrivati alla decisione. Guarda, veniamo da un periodo di grande stress, di grande pressione mediatica, e onestamente un imprenditore deve pensare all'impresa, non può pensare a elementi laterali via principale. Una sponsorizzazione dovrebbe essere una cosa che inizia e finisce con l'acquisto di uno spazio. Io, siccome sono anche un tifoso, un passionale, le mie sponsorizzazioni sono sempre state molto legate alla mia persona. Sembra quasi che le squadre siano sempre mie. E non dico questo per prendere distanza da nulla, perché secondo me non c'è niente da prendere distanza. Però vi devo dire in tutta onestà che ci sono cose in tutta questa storia che mi hanno infastidito parecchio. Sembrava quasi che ci fosse un interesse, ci fosse un vantaggio, ci fosse qualcosa dietro, o un atleta modestissimo che non ho mai incontrato, che sicuramente non avrebbe mai corso un Giro d'Italia, e che ha fatto un gesto riprovevole, ma l'ha fatto per se stesso, di sicuro non per avvantaggiare il team o lo sponsor. Certo. Quando un atleta si dopa, se gli va bene, l'anno dopo ti cambia squadra perché ha vinto delle gare e ti chiede il doppio dei soldi, una piccola squadra non lo può dare, e quindi se ne va via. Qual è il vantaggio del piccolo sponsor? Nulla. Quello che poi mi ha dato molto fastidio sono stati i comportamenti da ipocrisia pura di troppe persone che ci girano attorno. Da atleti che non abbiamo mai preso in considerazione, perché molto chiacchierati diventavano dei leoni da tastiera dove davano lezioni, e poi il messaggio privato mi diceva: ma almeno io vincevo. E com'è ma almeno io vincevo? Cioè, il doping è giusto se tu vinci, è sbagliato se tu perdi?
Ma di che cosa stiamo parlando? Il doping va combattuto, è la rovina dello sport, a prescindere, è un qualcosa di riprovevole a livello etico, è un qualcosa che fa del male a tutte le persone corrette, che sono la stragrande maggioranza degli sportivi, fa del male agli appassionati e a tutto il resto. Il doping non è che se non ti prendono sei una persona intelligente, sei una persona scaltra che merita il premio. No, tu non sei uno scaltro, sei comunque una persona che ha tradito la buona fede di chi ci credeva, sei una persona che ha ingannato i propri colleghi e ha sempre pensato che non deve vincere il più forte, ma deve vincere il più furbo. Scusate, ma la mia idea di sport è un'altra. E in tutto questo mi sarei aspettato anche un attimino di solidarietà in più da chi ha avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto noi. Ma non lo so io, questo sport c'è una memoria così corta che scompare con la rapidità della luce. Gente che dice, ah no, perché loro hanno avuto un positivo, fanno il giro. Ma scusa, guarda che oggi c'è Google. Vai lì, clicchi e ti esce la lista, ti esce la tua storia. Noi dobbiamo fare squadra, noi dobbiamo dire questo è un disgraziato, sti disgraziati non li vogliamo. E non dire il problema è tuo perché è venuto nel tuo team. No, il problema è di tutti quanti noi. Il ciclismo italiano non ha più il World Tour, non ha grandi sponsor per colpo di questo modo di pensare. Io, se permettete, avevo già deciso di uscire dal ciclismo in Italia, di puntare a un ciclismo World Tour, un ciclismo diverso, con paesi diversi, con situazioni diverse, di non dover chiedere più niente a nessuno per correre o non correre. Non ci sono favori a vantaggio mio o a svantaggio di qualcun altro. Se una squadra italiana non corre, a me dispiace, qualunque essa sia. Io non ho fatto il Giro d'Italia, pur avendo il progetto etico più bello che il mondo del ciclismo ha mai avuto. Non ho visto nessuno strapparsi le vesti. Certo. Il movimento per il ciclismo credibile. E io mi sarei aspettato chissà quale cose. Purtroppo in quel momento erano distratti, poi il colpo si sveglia, non va tutto bene. Allora io mi sono detto, ma io cosa devo comunicare? Che per me il ciclismo è che io posso prendere un vantaggio o uno svantaggio per comportamenti di terzi a discapito di un mio collega, di un team che io faccio anche il tifo. Io faccio tifo per ciclisti di tutti i team. Per me se vince una squadra italiana, chiunque sia il ciclista, certo, io sono felice. Certo. E scusate, a quel punto mi sono sentito in dovere di farmi una chiacchierata con Citracca e di dirgli quelli che erano i miei stati d'animo, le mie difficoltà. E badate bene che io sono convintissimo che ora che ci sarà la pronuncia del Luci non avremo nessun problema, ci permettevano di correre il giro tranquillamente, perché sarebbe una cosa sbagliatissima fare una sospensione per un periodo più lungo del minimo indispensabile solo per dare un segno, perché noi ci siamo comportati benissimo come squadre. Tra l'altro, una delle due positività, si tratta di una sostanza riconosciuta da Luci in tutti gli altri casi come non intenzionale l'assunzione, quindi io non era quello il problema come qualcuno voleva far credere. No, assolutamente. Io voglio dimostrare a tutti che credo nel ciclismo e non nel mio ciclismo, nel ciclismo del mio marchio. Credo nel ciclismo di tutti. Credo nel ciclismo che si scandalizza non perché non è stata invitata la prima squadra nelle classifiche europee, ma è stata invitata la seconda. No, non è quello. Chiarissimo. Chiarissimo. Che credo io che se mi devo scandalizzare, mi scandalizzo per la quarta, non per la seconda che sta al posto della prima. Il ciclismo di morte tua, vita mia, non è il mio ciclismo, non mi appartiene. Se noi che siamo quelli che devono gestire la parte italiana del ciclismo professionistico ragioniamo così, ma che esempio diamo?
Ma io che esempio diamo noi? Io volevo un commento da parte del direttore Piero Augusto Stagi, con cui Valentino ha avuto un'intervista qualche giorno fa sull'argomento. Direttore, rispetto a quello che ha detto Valentino Sciotti adesso, e sono parole insomma importanti, non c'è stata probabilmente la solidarietà che si sarebbe aspettato, ed è un ciclismo un po' del leone e la gazzella, dai. Provo a semplificare, anche se in maniera brutale, mi rendo conto. Lei che impressione ha? Guarda, con Valentino Sciotti, che saluto, ci siamo confrontati in un paio di occasioni con grande franchezza, perché Valentino è così, e lo conferma anche questa sera. È un uomo che mette la faccia, che non si è mai nascosto, che potrebbe veramente dire, ragazzi, se, come l'ha detto all'inizio, il suo preambolo, diceva, ragazzi, se non vi va bene, arrivederci, io tanto di cose, ho tanto di da fare che mi viene il mal di testa, ho una mia famiglia, c'è dei miei interessi, ho le mie passioni. In realtà non scappa, e io di questo già dobbiamo semplicemente dirgli grazie. Ha messo sul tavolo tanti argomenti, la solidarietà, e la solidarietà, ahimè, a questo mondo, ma non solo nel ciclismo, ma in ogni settore, in diversi settori, fai fatica ad averla. Ed è chiaro, la gente è purtroppo più portata a dire morte tua, vita mea. Questo, ahimè, è così, non è come Valentino, che Valentino è comunque a tutti gli effetti, non perché qua glielo ho detto, Valentino, quando ci siamo anche parlato lo può confermare, tu sei un signore, lo è sempre stato e lo è stato anche. Io posso testimoniare quando mi chiamava perché era andato in disgrazia Bruno Reverbero, era andato in disgrazia Gianni Savio, e mi diceva, mi spiace perché non riusciamo a uscirne, non riusciamo. Lui ha questa mentalità, no, cooperativa, che è bellissima, no, di fare gruppo, di fare squadra, di fare rete per uscire. Il problema è che il ciclismo, più di altri settori, è in grave difficoltà sotto questo aspetto. Sotto il caso, riferito all'aspetto specifico, io dico che ancora una volta Valentino mette la faccia, Valentino non scappa, Valentino mette la firma, Valentino mette i soldi, Valentino poteva semplicemente, come ha ricordato, andare avanti con la sua bella scritta sul calzoncino posteriore di una squadra World Tour in un paese emergente particolare come Israele, e il progetto che sta portando avanti. Invece, visto che un inguaribile ottimista, visionario, e che pensa anche al ciclismo italiano, ha voluto costruire anche un progetto italiano. Io devo dire che quello, credo che me lo riconoscerà, quando, perché ha totalmente ragione, quando lui fece la sua squadra, la vostra squadra, perché era della vostra regione, per 5 anni con Francesco Pelosi, fece un progetto, secondo me, semplicemente stupendo, di una limpidezza che era quasi disarmante da quanto era pura. Ahimè, purtroppo, l'ha ricordato Valentino, non è stata invitata al Giro d'Italia. Io sono stato tra i pochi, credo forse il solo, a dire anche in quell'occasione che non era giusto. Cos'è la dicotomia che c'è in questo caso? L'ho detto e lo ripeto anche a voi che me lo chiedete, e Valentino lo sa perché conosce il mio pensiero, secondo me, che è un po' anche quello di questa sera, che Valentino mette la faccia, che invece chi dovrebbe metterla non la mette, che è il team manager Angelo Citracca. Perché il problema è che oggi Valentino sta cercando di, non è che cercando, lui da persona e da galantuomo qual è, lui è lì, dice, ragazzi, diamoci una mano, i problemi ci sono, questo ragazzo io non lo conosco, questo ragazzo ha sbagliato, non è la morte di nessuno, comunque, e giustamente nella sua lettera, è una lettera che secondo me è stata, non so, scritta dall'addetto stampa, ma ha interpretato in maniera stupenda il suo pensiero, perché c'è lui in quella lettera di oggi. Io ho letto Valentino Sciotti, non so se l'ha scritta di suo pugno, ma potrei dire l'ha scritta di suo pugno. Che l'ha scritta di suo pugno. Quindi guarda, mi consolo, perché vuol dire che un pochino, non tanto, conosco l'amico, ma veramente l'amico Valentino Sciotti. C'era lui, io quello stamattina non lo sapevo,
una ragazza della redazione me l'ha mandata e ho detto guarda è arrivata questa lettera, l'ho letta, ma questa qui è una lettera scritta da Valentino, perché io conosco il suo modo di pensare, conosco la sua visione e lì ci sono tutti i punti. Io trovo che purtroppo Valentino in quel caso, e gliel'ho detto in una telefonata privata di 50 minuti dove ci siamo detti tante cose, dove cresciamo, credetemi, veramente non lo dico per retorica, perché c'è un confronto e io imparo da lui e spero che lui qualcosa, almeno una cosa, magari possa anche da me, ma di sicuro ci serve, perché dice tantissime cose giuste. Però io gli dissi, però di questo team, credimi Valentino, io che sono un appassionato e conosco anche il ciclismo minore, in questa squadra ci sono troppi corridori che non devono correre. Questo è il problema. In questa squadra troppi ragazzi non erano all'altezza di quello. Poi, come Valentino ha detto, probabilmente questo ragazzo al giro non avrebbe neanche mai messo piede, sarebbero andati con i corridori col pedigree per correre il Giro d'Italia. È chiaro, Sava Sandir, però questo team è stato costruito male. E io mi sono permesso di scrivere senza, e quello che spero che Valentino abbia capito, la mia buona fede è il mio principio, che non ce l'ho con la squadra che si chiama Zabù, si potrebbe chiamare Sciotti, ma proprio per una questione di principio, perché vedete il rispetto che io porto per quest'uomo, che ribadisco potrebbe serenamente anche questa sera stare con le sue figlie, con la sua famiglia, brindare o non brindare, ma perlomeno guardarsi un film. E invece qua in una trasmissione ciclistica, tra virgolette, quasi a giustificarsi, sotto processo. No, non è una cosa di poco conto. Ci mette anche i quattrini, cioè non è che è una cosa piacevole. Mette i quattrini e deve anche prendersi le cosiddette tirate d'orecchio. Io a lui non gli imputo nulla. Dico solo che purtroppo il team manager ha commesso una grave leggerezza, non ha costruito una squadra con un rispetto, col rispetto del merito, col rispetto delle qualità, col rispetto di correre perché tu hai merito per correre. A maggior ragione se sei una squadra che può ambire a un Giro d'Italia, e la Zabù può ambire a un Giro d'Italia. È andata così. Io non so se Valentino si farà una squadra come aveva fatto, però anche lui dice: io ho provato con Francesco Pelosi, ho fatto un progetto bellissimo che io ho appoggiato in pieno perché era lì da vedere, però la verità vera è che purtroppo le istituzioni o RCS Sport, che avrà avuto le sue buone ragioni, però non l'ha invitato, non ha capito la purezza di questo progetto. Non erano campioni, ma erano tutti corridori che meritavano di essere lì, non ce n'erano di invenzioni. Anche i giapponesi erano i migliori giapponesi, non è che potevi dire non c'entra nulla. Dal sollevante arrivavano dei corridori di valore. Gli italiani c'erano, guidati da un corridore che rispondeva al nome di Cunego. Quindi c'era un progetto, c'era una logica, c'era anche un punto d'arrivo che doveva essere Tokyo 2020, che poi deve essere 21, punto di domanda, tutta una serie di cose. Poi ha virato, perché comunque è andata come è andata, Francesco Pelosi anche lui se n'è tornato, è uscito di scena, e lo dico, visto che non è in trasmissione, però lo dico, è una perdita anche lui. Il ciclismo ha perso un ragazzo, un manager che aveva dei numeri, che stava contribuendo alla crescita del nostro movimento. Abbiamo perso un'opportunità e Valentino Sciotti, grazie al cielo, ce lo siamo tenuto. Però ha virato su un altro progetto che, essendo, come ha ricordato, non porta il nome, lui è uno sponsor, non può occuparsi anche della squadra, anche se poi alla fine, avete sentito, ha scritto addirittura il comunicato, perché è un uomo così, è un uomo di cuore, è un uomo che ha passioni, che probabilmente lui, anche per staccare dalla routine del suo lavoro e non può pensare solo ai numeri e ai litri, deve anche pensare un po' all'aria fresca che è il ciclismo. E a me quello che mi dispiace è che per lui in questo momento il ciclismo non è aria fresca, purtroppo lo contamina,
purtroppo gli rende il fiato un po' affannoso. Ecco, questo mi dispiace. Da uno che vive di ciclismo e vive nel mondo del ciclismo, mi dispiace che una persona come Valentino Sciotti sia trattata in questo modo. Oh, Valentino, siccome siamo veramente con i tempi strettissimi, chiedo a te, poi anche a Riccardo e anche a Roberto Poggiali, volevo un commento su questa situazione. A te ovviamente diritto di replica sulle parole del direttore Piero Augusto Staggi. Ah, io cosa posso replicare? Posso solo che ringraziare Pier, ha detto tutte cose che ci siamo già detti personalmente. Indubbiamente esiste un problema nel ciclismo italiano, perché io che ci sto da 12 anni, 13 anni, i ciclisti che si offrono con lo sponsor sono passati a tutte le squadre perché cercano di avere il massimo con il minimo. Io su ogni maglia sarei quasi in condizione di dire questo sponsor è abbinato al ciclista X, questo sponsor è abbinato al ciclista Caio. Ma come ho detto prima, la squadra non è mia, io ho un'altra squadra dove investo il mio budget principale, che sarà il Giro, con una maglia speciale che mi viene totalmente dedicata ed è un regalo del main sponsor della Israel. Quindi, anzi, doveva essere a unico nome Fantini, poi Luci non l'ha accettata perché ha detto non rispecchia il nome della squadra. Però questo è un dettaglio, c'era una squadra in difficoltà, io ho fatto la mia parte per cercare di farla andare avanti. L'anno scorso ho fatto un Giro d'Italia spettacolare, la migliore professional al Giro d'Italia, lo dicono i numeri, non è che lo devo dire io. Quest'anno era ancora più in difficoltà perché mettere su un budget decente per fare una grande squadra non è facile. Ci sono tantissimi modi dove noi italiani ci siamo sempre arrabattati per andare su, e purtroppo il progetto della Nippo Vini Fantini non esiste più, un sogno è svanito. Nippo è nel World Tour, Vini Fantini nel World Tour, e questo era tutto ciò che si poteva fare per il ciclismo italiano. Più di questo io non potevo fare, perché per gli interessi della mia azienda è molto più importante investire nella Israel che non nella Vini Zabu o qualunque altro team. Mi dispiace da morire, come diceva giustamente Pier, per qualunque team italiano. Io il ciclismo lo vivo come passione, ma non passione di parte, passione di movimento. Per me tutto il ciclismo va aiutato, tutto il ciclismo deve vivere. Come ho detto quando sono usciti gli inviti, l'anomalia è che RCS ha solo 3 inviti. Per me RCS dovrebbe averne 8-9 e l'Italia avrebbe almeno 6 squadre professional. E con 6 squadre professional il movimento riparte e possono arrivare anche delle World Tour. Questo non c'è stato. Io ho preso una posizione... Devo riconoscere Angelo Citracca, che è stato bravissimo ad accettare la mia pressione per questa posizione. Abbiamo una stagione ancora davanti, tanto da fare. Abbiamo un ciclista che oggi come oggi io personalmente ritengo all'apice dei velocisti italiani, primo, secondo, terzo, ma stiamo là vicino. E quindi può fare ancora molto bene, non lo farà al Giro d'Italia, lo farà in altre gare, ci sarà modo per tutti i ragazzi di mettersi in mostra. Il ciclismo, come disse una volta Vegni, non è fatto solo di Giro d'Italia, è importantissimo, ha ragione, però ci saranno anche tante altre gare, noi ci dovremo impegnare per fare bene nelle altre. Ovviamente il corridore di cui parlava immagino sia Maresco, giusto Valentino? Sì, ovviamente. Ovviamente sì. Intanto io vi do una notizia, ho strappato 10 minuti alla regia, quindi chiudiamo alle 22.40, ma è veramente, mi metto Maurizio, non oltre. Grazie a chi ci ha scritto trasmissione bellissima. Riccardo, rapidissimamente, se puoi darmi una mano a fare un po' il sunto di questa situazione, di quello che abbiamo sentito prima da Valentino e poi dal direttore Piero Augusto Staggi. Ma io credo che non ci sia niente da dire, ha detto, cioè se ci fosse davanti in un tribunale ci fosse stata una arringa, credo che l'avvocato
Ma non è una, cioè non è una presa in giro, per Augusto Stasi l'ha detto col cuore, quello che ha detto lo stesso Valentino, che saluto, un appassionato, e quando un appassionato viene colpito in maniera così stupida, perché il danno cioè l'ha fatto ragazzo, voglio dire, no? Perché cioè, oggi io ne ho parlato in trasmissione insieme a Luca Gregorio mentre commentavamo il giro, la Vuelta Valenciana, e effettivamente ho detto, ma cioè effettivamente il danno vero l'ha fatto lui, perché deve pagare la squadra, no? Anche se poi dopo effettivamente io ho anche detto, se fossi un organizzatore in queste condizioni non inviterei la Vinizia, ma questo non è una questione di presa di posizione. Io capisco Valentino e credo che effettivamente la cosa è molto grave, no? Quello che ha fatto il corridore. Un corridore che, io sinceramente, se non c'era questo caso di doping, non sapevo neanche che corresse, tanto per essere chiari. Certo, certo. Quindi cosa vuoi che ti dica? Assolutamente. Auguro a Valentino di continuare ad avere questa passione, perché ne vale la pena. La passione per questo sport è sicuramente grande da parte sua, perché non è da ora, è una vita. E poi, come ha detto Pier Augusto, il direttore, lui si spende, è qui davanti, ci mette la faccia. Assolutamente, non infatti è una cosa da poco. I messaggi su Facebook, ma anche su SMS e WhatsApp, sono tutti che sottolineano la grande correttezza di Valentino Sciotti. Oh, Riccardo, è arrivato un messaggio, mi dai la risposta secca, perché ci scrivono: che cosa vuol dire per voi toscani il circuito di Poggio alla Cavalla, visto che lo dici sempre? Il circuito al Foggia alla Cavalla è il circuito campagna classico del lunedì di Pasqua, dove lì è in un posto, in una posizione dove effettivamente si parla solo di ciclismo, perché io, come quando c'era il povero Stefano Benvenuti, che Roberto conosce bene perché ci ha corso, lui è, insomma, era un appassionato vero. Lui diceva che l'università del ciclismo era nel triangolo delle Bermude, cioè dal Mastro Marco, Lamporecchio, Cerbaia e Stabia, no? Cioè queste piccole frazioni sotto il San Baronto, dove si parla solo esclusivamente di ciclismo. Cioè, se te vai in un bar di quelle zone e prendi chiaramente il giornale, insomma quello più letto, la Gazzetta dello Sport, non lo trovi sulla pagina del calcio, ma lo trovi sulla pagina del ciclismo. E questo, certo, è tutto dire. Poggio alla Cavalla è un circuito classico che veniva sempre disputato il lunedì di Pasqua, e comunque è un percorso ambito. Io mi ricordo quando ero dilettante c'era il circuito di Poggio alla Cavalla, oppure la Bologna Raticosa. Per noi toscani queste erano le due corse di lunedì di Pasqua. Allora, Roberto, penso che se ricordi bene, però insomma, Poggio alla Cavalla è una frazione di questi, sì, posti, di Lamporecchio, Mastro Marco, dove insomma c'è un circuito abbastanza impegnativo e anche abbastanza duro, dove comunque ci hanno vinto tanti corridori che poi sono passati anche professionisti. Vero? Vero, signor Poggiali? Grazie, per signore, mi sono Roberto. No, niente. Vabbè. Questa vicenda della Vinizia Bu farà ancora male al ciclismo un'altra volta. Questa non ci voleva proprio. E poi tradire una persona come Valentino, bisogna essere incoscienti. Ecco, bastano queste due frasi per capire il danno che questo ragazzo ha provocato al ciclismo e soprattutto al signor Valentino della Vinizia Bu. Rapidissimamente, io volevo fare un'ultima domanda davvero a Roberto Poggiali, ma gli chiedo veramente il dono della sintesi al culmine di questa serata. Non le facciamo gli auguri perché prima non si fanno, però io le volevo fare una domanda. Lei se lo sarebbe mai immaginato che due suoi ex ciclisti poi sarebbero diventati, televisivamente parlando, dei volti? Beh, di Riccardo sì, perché ce l'ha lui questa verve di faceva anche in squadra l'intrattenitore, diciamo, questo serviva per tirare sul morale un po' tutto l'ambiente.
per la serietà che ha dimostrato, è stato bravissimo Luciano. Luciano non me l'aspettavo, sapevo era molto impegnato, invece bisogna dargli i meriti di aver fatto una cosa del genere. Io vi ringrazio ragazzi perché mi avete fatto passare uno dei più bei compleanni della mia vita, vi ringrazio sinceramente e un abbraccio. Grazie, tutti. Grazie a Roberto Poggiali, grazie soprattutto per la disponibilità. Io saluto Roberto Poggiali a cui diamo ovviamente gli auguri di buon compleanno, grazie. Ma li prenda posticipati anche da parte di Luciano. Luciano? No, ti ringraziamo tanto Roberto, era una grande voglia averti con noi, anche perché ne avevamo parlato anche con Riccardo tempo fa, quindi ho approfittato, sono andato a vedere la tua data di nascita, mi è venuto fuori il 16 del 41, quindi ho detto oddio, 80 anni. Fammi vedere se è giovedì, tu hai detto aspita, è venerdì, allora facciamo il pre, è vero? Quindi ti ringraziamo tanto e speriamo che ci sia buona vita per tutti, insomma. Grazie a voi, avanti. vi voglio bene ragazzi. Grazie a Roberto Poggiali, grazie davvero anche a Riccardo che ritroveremo settimana prossima, grazie al direttore Pier Augusto Staggi, grazie a Valentino Sciotti per essere stati in nostra compagnia. Grazie davvero, buona serata. Adesso potete, non abbiamo fatto alla fine il concorso dei quadri, non l'ha vinto nessuno, però insomma poco importa. La bici in 200 secondi, Moreno Di Labio ci parla di assicurazioni per chi va in bicicletta, quindi assolutamente qualcosa di utile. Poi torniamo perché presentiamo la Blockhouse Marathon, la bici in 200 secondi. Cari amici di Verò, questa sera volevo trattare un argomento molto interessante per i ciclisti, in particolare i ciclisti amatori. Non tutti sono dotati di una polizza assicurativa e quando circoliamo per strada, sia noi o i nostri figli, ci esponiamo a dei rischi importanti. Oggi voglio parlare di questo argomento insieme con un professionista del settore che è Dino, che conosco, ci troviamo a una distanza di sicurezza per rispettare le norme anti-Covid e a cui chiedo, Dino, cosa succede quando un ciclista si mette su strada e comincia a circolare in mezzo a una miriade di ostacoli e di imprevedibili difficoltà? La parola che mi viene da pensare succede l'inferno. Per fortuna, io dico per fortuna, il ciclismo è uno sport che è sempre piaciuto, ma è soprattutto portato avanti dagli amatori, perché senza gli amatori, senza i dilettanti, non esisterebbero i professionisti. Lo sport e il ciclismo è pura passione. Perché l'inferno? Perché spesso vediamo purtroppo dei ciclisti per terra, investiti da macchine, o alcune volte succede che un bambino è stato investito da un ciclista, quindi il contrario, e lì si apre un mondo perché? Perché le garanzie assicurative che fanno parte di un tesseramento di questi amatori che quasi tutti hanno, tranne i ragazzini che si apprestano a provare, ha delle clausole, ma queste clausole certamente non includono quando investi una persona. Ciò che significa, Moreno? Significa questo: quando il ciclista viene investito, se ha ragione, è la macchina che l'ha fatto cadere che dovrebbe, RC Auto, dovrebbe coprire il danno del ciclista. Ma quando il ciclista che investe un bambino, ma anche fosse solo un animale, e provoca un danno, spesso ti vedi arrivare la letterina dell'avvocato del danneggiato dove ti fa una richiesta postumi, invalidanti e quant'altro, a volte piuttosto importanti. Quella che io consiglio a tutti, quantomeno, è una polizza di responsabilità civile verso terzi, la famosa RCT, che nel caso dei minorenni lo stipula il papà e lo fa per tutta la famiglia, che in qualche modo va a tutelare il ragazzino che si appresta ad andare in bici, che inavvertitamente investe un altro bambino e gli arreca un danno. Poi chi ha a cuore il proprio fisico e soprattutto quello dei propri figli dovrebbe stipulare anche un'altra polizza prettamente infortuni,
dove va a mettere dentro, toccato ferro, nel caso morte, perché va messo, perché generalmente si lascia del sogno alla famiglia, non succede, ma va messo. L'invalidità permanente, perché quando si cade a terra si hanno fratture, e lì mi permetto di fare un po' il fenomeno, i ciclisti si rompono le clavicole, le spalle, lo scafoide, e a differenza dei giocatori che rompono le articolazioni di calcio, loro fanno fratture, come lui ha appena citato, e bacino, e quindi sono tutti infortuni che hanno deposto un'invalidanti permanenti per tutta la vita, perché poi ricominciano a correre, ma l'invalidità è quella. Ognuno di voi ha il suo assicuratore, quindi io, se fossi voi, andrei a chiedere lumi su quello appena detto: responsabilità civile, polizia infortuni, comprendete anche il rimborso spese sanitarie, interventi chirurgici e tutto quanto, perché quando uno cade, oltre le fratture, ha bisogno di essere operato. Questo è quello che pensiamo nell'ambito assicurativo. Poi, se si entra nel discorso della disciplina, io mi limito semplicemente a dire che ci sono ciclisti disciplinati in strada e ciclisti indisciplinati, ma ci sono anche guidatori di macchine disciplinati e quelli indisciplinati. Torno da dove sono iniziato. Da dove ho iniziato? Le strade sono sempre quelle, le macchine sono aumentate. Questo è il nome del discorso, Moreno, secondo me. Quindi è un tema importante quello di prevedere una polizza assicurativa che ci tuteli dai rischi sia verso di noi, ma anche dai possibili danni che possiamo provocare, soprattutto quando abbiamo un figlio o quando noi circoliamo su strade che magari sono in condizioni anche un po' disastrate, per evitare appunto di incappare in spiacevoli situazioni economiche che ci espone a una necessità di ripagare di un danno causato. È bene avere una polizza assicurativa specifica per lo sport, come ci hai detto tu, che ci tutela da questo eventuale rischio. Io ti ringrazio, Dino. Io volevo salutare Riccardo Magrini. Sappi, Riccardo, che io sono un tuo fans e sono appassionato di ciclismo, anche se opero soprattutto nel calcio. E ti volevo fare un saluto perché sei uno spettacolo, soprattutto quando dici adesso dà la botta. Grande Riccardo, perché chi capisce di ciclismo la botta sa cos'è, gli altri li lasciamo perdere. Grande Riccardo. Salutiamo Moreno Di Rabbia, anche Dino Zampacorta, insomma ci ha spiegato alcune cose, ci ha fatto anche sorridere. Diamo la buona serata a Carmine Maruli. Ciao Carmine. Ciao, buonasera. Allora, buonasera. Ci proiettiamo al 9 maggio, la Blockhouse Marathon, un appuntamento importante. Ecco qua, vediamo alcune immagini molto molto belle. Di che cosa si tratta? Dai, raccontacela in anteprima. Niente, oramai penso che anche voi sapete di che cosa si tratta, e portiamo avanti questo progetto che abbiamo iniziato nel 2018, e quest'anno è un anno un po' particolare per le vicissitudini, insomma, che tutti quanti conosciamo, però proprio questa mattina abbiamo avuto una videoconferenza con la prefettura, la questura dell'Aquila, anche la prefettura di Pescara, e sono rimasto veramente stupito, piacevolmente sorpreso. Ho trovato un clima voglioso di ripartire, e mi hanno messo in condizione di parlare serenamente, e mi hanno lasciato davvero felice perché finalmente sembra che si possa cominciare a tornare alla normalità, ecco. Abbiamo visto i due percorsi, uno lungo, uno corto, insomma c'è il palcoscenico del Blockhouse che la fa da padrone, chiaramente so che anche in cantiere c'è qualcos'altro che bolle in pentola. Che cosa, insomma, ci dobbiamo aspettare? Solito spettacolo, speriamo, insomma, che anche il meteo sia clemente, insomma, in questi giorni fa un freddo che Dio la mandi, però insomma il 9 maggio c'è tempo.
C'è tempo a 9 maggio e poi speriamo che scarica tutto adesso, no? Almeno certo. Potremmo goderci finalmente l'esplosione di questa primavera. E comunque sia per i ciclisti è vero che si arriva in quota, ma forse è più gradevole pedalare con una temperatura fresca piuttosto che magari come è successo nelle altre edizioni. Affrontare questa salita così dura e nuda, esposta al sole in una giornata calda è veramente, veramente faticoso. E quindi sì, Carmen, dimmi. Dacci qualche riferimento su come poter partecipare, su come fare? Allora, certo, insomma, diamo un po' l'appuntamento pre. Sì, allora l'appuntamento è il 9 maggio, 21 siamo a Pacentro, abbiamo trovato in questo comune una grande ospitalità con tutta l'amministrazione comunale, queste le immagini si riferiscono proprio a Pacentro, con il sindaco Guido che è stato ben felice di accoglierci e ci ha messo nelle migliori condizioni. Abbiamo aperto un tavolo in regione dove l'assessore Liris ci ha ricevuto e devo dire che per la prima volta non mi sento più solo, ecco, diciamo che la vicinanza delle istituzioni in questi casi anche per un organizzatore è anche fonte di fondamentale conferma. Esatto, è preponderante specie in questo periodo che io pensavo dovessi convincere oltremodo un mondo che tante volte è stato abbastanza lontano. Invece hai avuto buone risposte, Carmine? Veramente sono rimasto rincuorato, ecco, questa è la parola giusta. E quindi sì, scusami, ti ho interrotto, non ti ho fatto dare riferimenti, pardon, ma No, va bene, i riferimenti, volevo dire che abbiamo chiuso a 400 partenti per rimanere in quello che è il basso rischio nella normativa Covid. Abbiamo preparato un piano di emergenza e di evacuazione e anche una gestione safety e security con delle maestranze, personale certificato, abbiamo punti di raccolta in caso di terremoto, antincendio, bagni chimici, fotocellule per contare gli afflussi, deflussi, insomma. Ho imparato, grazie a personale esperto e qualificato come il presidente Pellecchia, che per affrontare queste manifestazioni e rapportarsi con le autorità nel giusto modo bisogna avere le certificazioni necessarie ed è questo il segreto che ci ha permesso di lavorare bene e di ottenere permessi che ci servono. Luciano? Sì, io ti volevo fare i complimenti, Carmine, perché veramente innanzitutto c'è una grande voglia di ripartire anche nel mondo amatoriale, perché effettivamente lo sport è stato penalizzato soprattutto nel mondo amatoriale. Ti faccio i complimenti perché un organizzatore effettivamente ha grandissime problematiche ad organizzare, ma dopo in questo momento con i protocolli Covid veramente c'è da uscire di testa. Però la voglia è tanta di ripartire, tu hai avuto il coraggio, noi ti auguriamo un grande successo a questa manifestazione. Sicuramente ci riaggiorneremo nelle prossime puntate per dare questo grande evento che sicuramente sarà uno spettacolo, sia per quanto riguarda il percorso, ma soprattutto per un grande visibilità che dai ai territori della nostra regione, quindi veramente bravo e in bocca al lupo per tutto. Assolutamente, in bocca al lupo Carmine, poi nelle prossime puntate ovviamente ripresenteremo la Blockhouse Marathon. Io ti ringrazio, fatemi solo presentare questo appuntamento che magari non vedete ma ve lo dico io, ottavo trofeo Ciclisport Mania, domenica a Popoli, prima prova XCO Abruzzo Race, Memorial Mario Parmigiani, partenza ore 9:30 da Piazza Paolini di
Popoli, è davvero tutto. Io ringrazio Luciano. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a voi che ci avete seguito, siete stati come al solito in tanti. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, sempre ore 21 su TV6 canale 14 di Digitale Terrestre. Buonanotte. Cinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.